Protagonista di oggi un Chianti classico, Isole e Olena di Paolo De Marchi. Questa azienda prende il nome dai due borghi agricoli che nel, negli anni '50 erano condotti a mezzadria. Siamo nel comune di Barbino Valdessa Tavarnelle e, siamo, e quindi nella zona nord-occidentale del Chianti classico. Fu il padre di Paolo eh, a acquisire Iserolena e eh, la famiglia De Marchi, una famiglia importante piemontese, torinese. Loro avevano anche dei possedimenti nell'Alto Piemonte, nell'area di Lessona, la tenuta Asperino. E Iserolena arriva in mano e dei marchi a fine anni 50. Qui eh, lavoravano in quel, in quel momento, circa 120 persone siamo nel piano della mezzadria. E negli anni 60 <coughs> il eh, Sorella si spopola, si spopola fino ad arrivare a poche unità di abitanti. Paolo eh, oggi conduce questa azienda con una grande passione. Possiamo dire che, eh, che si è anche molto toscanizzato e anche ha avuto sempre una visione molto importante e molto futuristica e antesignana per quanto riguarda il chianti classico. L'azienda in Piemonte oggi è affidata a Luca, a suo figlio, che che fra l'altro conosco molto bene che conduce in maniera eccellente il, la tenuta Sperino di Lessona. Eh, Paolo si forma eh, come agronomo e fa delle esperienze importanti dopo la laurea. E negli anni '70 eh, va in California a capire. Come mai questo territorio avesse avuto una grandissima, una grandissima eh, come dire, importanza, un grandissimo, grandissimo successo a campo internazionale, per comprendere anche i vitigni bordolesi, Cabernet e poi anche lo Chardonnay, chiaramente borgognone, che viene impiantato in California con questa nuova esperienza. L'avventura a inizia per Paolo nel 1976, è già una persona matura, 40 anni, e lui vuole comprendere eh, quale siano l'essenza di Isolena, quali sono i vitigni che possono interpretare questo territorio particolare. Tra l'altro è sempre stato un territorio un po' marginale nell'ambito del chianti classico, e quindi da un lato sposa a pieno l'idea del San Giovese Chiantigiano portar, nel, portarlo alla purezza quindi nel momento in cui i disciplinari ancora prevedevano l'uso delle uve bianche ma di contro di contro prova in isola di Olena il Cabernet Sauvignon la Sirà e lo Chardonnay l'idea è quella di Comprendere bene perché questi vitigni non è un momento di attrazione, diciamo, eh, legato al trend, alla moda, ma proprio perché lui, studiando i suoi terreni, cerca di capire qual è per ogni, per ogni ambiente, per le sue vigne, il vitigno che possa interpretare al meglio quel, quella situazione. Tra l'altro lo Chardonnay eh, mi, par mi diceva appunto Paolo che lo impianta per un, un vigneto fortemente calcareo e dove è un punto particolare in Toscana, un punto di faglia dove si incontrano in quel sottosuolo, in quell'ambiente, l'ultima appendice dell'Appennino e l'ultima appendice delle Alpi Liguri. Quindi un luogo veramente particolare. Ma arriviamo a capire quali sono stati i passi, i passi importanti dell'azienda. Innanzitutto nel mio 180 nasce Cepparello, che è un po' il suo vino bandiera. Lui è ancora un San Giovese in purezza che fa 18 mesi di barrique. E poi i suoi, i sue, le sue esperienze da uve internazionali che creeranno collezioni private e oggi collezione dei marchi, con il, il, lo Chardonnay, la Sierra e il Cabernet Sauvignon. Isolena al momento ha 56 ettari invitati, siamo a 450 metri d'altitudine, quindi un luogo veramente molto, molto particolare, un luogo molto luminoso, molto aperto arriviamo al nostro protagonista di oggi, il Chianti Classico. L'annata è la 2017, un'annata pur sempre molto calda, un'annata molto difficile, però vedremo come in realtà Is Isolor Lena e Paolo De Marchi abbiano interpretato in maniera magistrale il, questo Chianti Classico, questo Gallo Nero, anche in questa vendemmia abbastanza critica. L'uvaggio è pressoché. 82% Sangiovese, c'è una percentuale di Canaiolo, circa un 15%, e un piccolo inserto di Sirà, al 3%. Le vigne sono vigne di 30 anni, una macerazione che va dai 12 ai 15 giorni, maturazione in barrique, di cui una parte, 5%, è legno nuovo, e tini da 15%. 40 ettolitri e botti da 27 ettolitri quindi la porzione di questo blend si divide in tre, in tre, in tre diciamo, luoghi di affinamento la barrique 40 ettolitri 27 ettolitri quanto tempo deve maturare maturerà un anno in legno quindi poi il vino viene poi riassemblato e ne scaturisce questa bottiglia ecco che non ci rimane altro che far raccontare il vino il colore è veramente molto molto particolare è un rubino vivace ricco pieno l'impatto olfattivo è un impatto altrettanto molto importante ricco con questa freschezza di profumo di rosa di viola nel quale si innesta una ciliegia croccante. Le nuance speziate sono commisurate al frutto, e le, e le, e le note balsamiche sono la scia finale che ci accompagna nell'ultima olf, nell olfazione. Palato è saporito, teso, dove il sangiovese fonde questa pienezza, questa intensità, data anche dall'impatto alcolico, con questa vena rinfrescante di freschezza, questa vena acida, aggraziata, e dove il tannino... <coughs> È delicato, è veramente eh, inserito all'interno e quasi soccombe davanti all'acidità. L'acidità fruttata che ci trasporta questa sensazione di ciliegia, di lampone, di fragola. Un sorso veramente agile, gustoso. Direi quasi pinotteggiante, permettetemi di passare questo termine. La chiusura è una chiusura rinfrescante, da un lato l'aroma mentolato di erbe aromatiche, dall'altro l'arancia sanguinella che caratterizza il Sangiovese Chiantigiano. L'abbinamento eh, vuole essere un abbinamento di un piatto anche chiantigiano, un piatto che ci può eh, riportare alla cultura contadina, alla cultura mezzadrile, un bel coniglio fritto, una frittura di coniglio gustosa che trova in questo vino il suo... Il suo uno dei suoi ideali eh, matrimoni in tavola. Grazie a Paolo De Marchi, grazie a, di averci regalato ancora questa emozione.